Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi farò vedere il nuovo fantalibro dei Me Contro Te. Io vado pazza per i Me Contro Te. Se vengono a Potenza, io urlerei fino a quando arriveranno. E quindi, però questo video non lo sto facendo oggi, ma l'ho fatto ieri. Voi lo vedete oggi, però io l'ho fatto ieri, non ci avrete capito niente. Però cominciamo! Vi faccio vedere solo delle paginine. Allora, qui ci sono i cartoni animati che conosco, non sono ovviamente tutti. Ecco, adesso. Adesso guarda qui, l'ho strofinato però con un trifoglio perché sennò facendo così con l'erba poi non si faceva niente, quindi ho fatto così. Poi il suo lavoro che voleva fare lui era il contadino, ve lo immaginate un contadino? Adesso no, non vi voglio far vedere sta cosa perché è troppo, mi fa troppo ridere. Però ecco, vi faccio vedere questo. Allora, qui ho messo l'SMS che secondo me ha portato. Gli ha scritto la sua ex fidanzata. Ti lascio perché è noiosa la vendemmia, anche perché non puoi fare il contadino, non sei povero. Addio. Sì, è un pochino pesante questa cosa. Qui invece il giullare lui, invece qui gli animali che aveva Sofì. Questo vi devo far vedere, almeno una cosa mia, però anzi no, non ve lo faccio vedere perché però vi faccio vedere una cosa. Ecco il mio mondo sarebbe, aiuto, allora il Lego LOL, LOL fake, qualche notizia di YouTube, album dei Me Contro Te, LOL sorprese calciatori, sì, sarebbe un po' strano, poi figurine, questo qui dei Me Contro Te non è proprio di quest'album, buongiorno di quest'album, però ho fatto così, e poi le patatine, ovviamente questo qui ho preso sicuramente dal pacco grande, lo so. Quello gigantesco che poi mi chiedo, ma che serve? Questa no, questa ve la devo raccontare. Amavo portare i capelli lunghi, ma un giorno mia madre me li ha fatti tagliare a caschetto. Quando mi sono vista allo specchio è stato terribile, mi veniva da piangere. Infatti, anche se me lo facessero. Ma io già ce li ho lunghi, poi mia madre me lo fa fare. Aiuto! Questa è troppo bella. Questa parte. Suonavamo musica rock, eravamo bravissimi. Provavamo no, giorno e notte. Il nostro sogno era di diventare una band di successo, volevamo comporre le nostre canzoni, essere famosi in tutto il mondo, diventare noi Green Day, ma un anno dopo ci siamo sciolti. Secondo me significa pagliacci. Allora, il video è finito perché ovviamente non vi voglio spoilerare troppo se ve la siete appena comprati e non avete letto niente. Però aspetta l'ultima pagina, ecco. Questa challenge non è proprio una challenge da fare da soli perché devi trovare gli errori. Dicono che ce ne sono tre, guardate. Tre errori, in realtà sono più di tre errori. Qui non c'è scritto oh, dai, dimmi che ci sei. Peccato che non c'è quella del signoressa che io un sacco l'adoro. Ecco. E intanto sfogliamo velocemente. Poi qui i miei amici non ve li faccio vedere. Chi trova un amico trova un tesoro. Chi trova un amico non ve lo posso far vedere.
Però guardate il tesoro, tanti soldi ovviamente. L'amico e un cuore. Il video adesso è veramente finito, quindi ciao! Veramente questo qui.